Trepang 2, non so cosa, se esiste l'uno o quant'altro, non me ne frega niente. Questo Trepang 2 è la Madonna. È un titolo che mi fa ben sperare per il futuro dei videogiochi e soprattutto per il rinnovamento di un genere che è ormai morto. Abbiamo visto una rinascita degli FPS arena vecchio stile. Vi lascio il link in descrizione al video di YouTube a riguardo. Questo Trepang 2 cosa non è? Partiamo dal presupposto che è uno shooter arena con meccanica bullet time stile Max Payne di rallentamento del tempo, invisibilità, scivolate alla Destiny 2 Titanfall mentre spari. E inoltre c'è un sistema di stealth game, ovviamente stile Thief. Se stai al buio le guardie non ti vedono, tranne se non accendono la torcia. Fantastico! Cioè, stealth, superpoteri e shooting arena. Cioè, cosa volere di più? Un gameplay veramente fresco e innovativo e divertente e appagante. Mi sono divertito un sacco in questo prologo e vi dirò di più. C'è una modalità a ondate che vi permette di giocare per l'appunto delle ondate ed è divertentissimo, cioè io non mi sono mai stancato di rigiocare sempre la stessa parte. È questo che manca nei giochi AAA oggigiorno, la voglia di rigiocare lo stesso gioco più e più volte, non per una questione di obiettivi, ma proprio perché ti diverti a migliorare le tue skill. E questo Trepang non è da meno. È una commistione di Thief, Max Payne e Fear. Fear lo metto in mezzo perché la storia sembrerebbe molto da Fear, perché il personaggio ha dei flashback e poi le uccisioni sono cruentissime. Cioè, ti vedi le budelle che esplodono. L'unica pecca che questo gioco, vi avverto, è ancora in early access. Quindi ha tutti i problemi di un early access, ovvero problemi di pesantezza e di crash continui. Vi sono piaciuti Thief, Max Payne e Titanfall. E anche Fear. Ve lo consiglio a mani basse, vi divertirà. Anche perché è gratuita questa demo, provatelo. E mettetelo in wishlist, così date il feedback agli sviluppatori di portarlo avanti questo progetto. Perché merita, merita tantissimo. Questo è quando io mi arrabbio dei AAA. Perché i AAA sono arroccati sulle loro meccaniche vecchie e obsolete, che sanno che funzionano, ma non sperimentano. Alla fine, cos'è questo Trepang 2? Cos'è un Bright Memory? Sono dei giochi con meccaniche vecchie, ma miscelate, riorganizzate per rendere un titolo fresco. Questo Trepang 2, nonostante le meccaniche siano già viste, mischiate insieme in questo modo, lo rendono un titolo fresco e innovativo, divertente e rigiocabilissimo all'infinito. Questo è un titolo che pagherei 50 € a cuor leggero. E non un titolo Ubisoft a caso. Il mio obiettivo è di farvelo conoscere, questo titolo, perché merita, merita, merita tantissimo. Mi ha appassionato molto anche il tutorial, che parti da carcerato e piano piano ti liberi dalle manette e cerchi di scappare da questa struttura. Per l'appunto, cominciando con lo stealth, e si vanno aggiungendo piano piano i nuovi poteri. Fatto tutto egregiamente, il tutorial fatto bene, quindi ti fa entrare nel mondo di gioco ed è peccato che finisca dopo un quarto d'ora. Un vero peccato. Per fortuna ci sono le modalità arcade che lo rendono rigiocabile. Però ragazzi, fatemi uscire il gioco completo. E soprattutto, questa è una critica aperta ai redattori. Perché non pubblicizzate i giochi del genere? Perché non andate a spulciare Steam? Che dobbiamo essere noi con i nostri canali YouTube a farvi scoprire questi titoli. Voi siete i redattori, voi dovete dirci e farci conoscere questi titoli. Non dobbiamo essere noi che per puro caso troviamo queste perle che possono diventare titoli di successo. Quindi tenete gli occhi aperti sul progetto e lascio la parola al mio gameplay senza commento. Subject 108 and 109 down.
Signal with Foxtrot team. Someone go investigate. Last position maintenance tunnel. Control, this is Echo. We're investigating Foxtrot's last known position. Thank you.
dead body. Sweep the sector. You're our demand. Let's find him.